Prosegue la marcia di avvicinamento al primo turno di playoff. Domenica alle 16 il Pescara ospiterà la Carrarese e avrà 2 risultati su 3 a disposizione in una partita nella quale non si andrà ai supplementari. Chi vince passa. In caso di parità avanzerà il Pescara, meglio classificato. Quella dei biancazzurri sarà la prima partita tra le tre del girone B. Alle 17.30 al Barbetti si disputerà Gubbio Lucchese, alle 18 al Del Conero ancora Materica Olbia. Non la prima gara in assoluto, visto che i playoff saranno aperti alle 14.30 dalla gara Lecco Pro Patria nel girone A. In caso di avanzamento al secondo turno, l'avversario dipenderà proprio dalla gara di Ancona. In caso di passaggio della squadra di Colavitto, saranno i dorici. In caso di blitz dell'Olbia, al Pescara andrebbe la vincente di Gubbio Lucchese. Per il match di domenica le incognite principali che ha Luciano Zauri sono in difesa. Frascatore non ci sarà e Nzita contro l'Imolese non ha convinto in pieno. Il terzino belgo-congolese continua a mostrare amnesie e distrazioni che possono essere tanto più deleterie in una gara secca. E in fase offensiva, dove dovrebbe dare il meglio, non fa la differenza. E allora Zauri potrebbe tornare ad un'altra scelta auteriana, Veroli, quarto di sinistra, anche perché Rasi non gioca dallo scorso 6 febbraio e da allora ha collezionato 13 panchine e una non convocazione. Mirko Drudi ha superato l'affaticamento muscolare e allora sarà impiegato subito, col rischio di una ricaduta, o sarà preservato in vista dell'eventuale turno successivo? Il Lanes è in buone condizioni e sembra dare adeguate garanzie, è dunque in piena corsa per un posto da titolare al fianco di Ingrosso. A destra è pronto al rilancio Davide Zappella, dopo il guaio alla spalla riportato col Grosseto ma riassorbito a tempo di record. Per il resto, a meno di problematiche dell'ultima ora, non ci dovrebbero essere particolari sorprese. Pompetti, che fallì il rigore nella gara d'andata e segnò il gol del momentaneo pari nella gara di ritorno di campionato contro i Marmiferi, Pontisso e Derisio agiranno a centrocampo. Davanti Dursi e Clemenza con il bomber Ferrari. Nella Carrarese ci saranno un paio di assenze pesanti, la mezzala Figoli e il terzino Mancino Imperiale. Al posto del primo spazio all'esperto Pasciuti, che completerà il reparto con il promettente Battistella, mezzala in gola l'andata, 7 le reti, miglior marcatore dei Marmiferi, e uno tra Foresta e l'ex Berardocco. In difesa toccherà a Cailotti a sinistra, davanti Bramante alle spalle di altri ex che non hanno lasciato il segno in riva all'Adriatico, Dumbia, che è stato nelle giovanili biancazzurre, e Giannetti. Dirigerà Paolo Bitonti di Bologna, che non ha precedenti col Pescara, ne ha 4 con la Carrarese, mai vincente, 3 pareggi e una sconfitta.